Allora, quindi dicevamo che questi risultati qui sono relativi al recente sviluppo di questo codice non commerciale per la descrizione di problemi transitori. Okay? A questo punto, giusto per capire un po' meglio, no? Che cosa faccio, di cosa mi occupo, eccetera, eccetera, perché secondo me è giusto, no? Capire il docente con cui appunto vi vedrete quasi tutti i giorni per i prossimi mesi, che cosa fa nell'università. La domanda che uno si potrebbe porre, dubito, qualcuno di voi se la ponga, comunque diciamo così, la domanda che uno potrebbe porsi è: ma che cos'è questo codice implicito e perché questo codice implicito? Nel senso, perché hai iniziato a lavorare su questo aspetto? Cioè, cosa aveva di così interessante, no? Allora, il codice esplicito rispetto all'alternativa, potrete immaginare, implicita o semi-implicita, ha una caratteristica molto semplice da capire. Quando si fa una simulazione numerica, la cosiddetta formulazione, cioè tutti i passaggi matematici che servono ad ottenere dall'equazione differenziale di partenza che descrive il problema la soluzione finale, implicano questi passaggi uno step intermedio che è la scrittura di un sistema di equazioni, ok, da risolvere, dove le equazioni sono in numero pari al numero di nodi, ok? Nel senso che il problema che avete visto prima è stato risolto attraverso una griglia computazionale. Questa griglia computazionale è composta da tanti elementi e ogni elemento ha un certo numero di nodi. La soluzione numerica che ottengo è una soluzione discreta, cioè una soluzione nota nei nodi di calcolo, non in tutti i punti a rigore del dominio computazionale. Quindi più fitta è la griglia, più sono i punti dove riesco a trovare la soluzione, ma maggiore è l'impegno computazionale. Perché? Perché per arrivare a questa soluzione, la formulazione è basata sul passaggio dall'equazione differenziale a un sistema di equazioni da risolvere, algebriche, in cui il numero di equazioni e il numero di incognite, evidentemente, è uguale al numero di nodi. Quindi maggiore sarà il numero di nodi, più fitta sarà la griglia, più grande sarà questo sistema da risolvere. Quindi, parlando di, per esempio, 1000 nodi, avremo un sistema di 1000 equazioni e 1000 incognite da risolvere, capite? 10.000 nodi, 10.000 equazioni, 10.000 incognite. Ora, non è che la soluzione di questi sistemi si fa a mano, potrete immaginare. La fa il calcolatore utilizzando dei metodi di inversione iterativi, tipicamente, che richiedono una certa memoria e un certo tempo. Ok? Quindi maggiore sarà il numero di nodi, quindi più fitta la griglia, maggiore sarà la memoria richiesta dal calcolatore, maggiore sarà il tempo di calcolo richiesto. Capite? Questo è. Ora, tutti i sistemi e i metodi numerici che portano alla scrittura di un sistema di equazioni da risolvere simultaneamente sono metodi numerici basati su algoritmi impliciti o semi-impliciti. Un algoritmo esplicito, invece, non richiede l'inversione di alcuna matrice, ovvero la risoluzione di alcun sistema di equazioni, perché si scrivono ancora n equazioni dove n è il numero di nodi, ma ogni equazione è nella sola incognita nodale, quindi può essere risolta direttamente, capite? E non vanno risolte simultaneamente. Capite cosa voglio dire? In questo senso il metodo è esplicito. Quindi non c'è bisogno di nessun algoritmo che risolva un sistema di equazioni algebriche, richiede meno memoria, è più veloce, si possono risolvere problemi con griglie computazionali composte da tantissimi nodi, pur avendo poca memoria a disposizione, perché giustamente non c'è bisogno di alcuna procedura di inversione di matrice. Ora, io mi rendo conto che utilizzo tipo parole tipo inversione di matrice che probabilmente vi possono creare una qualche confusione in questo momento, ma inversione di matrice significa all'atto pratico risoluzione del sistema di equazioni, perché se il sistema di equazioni lo potete scrivere in una forma del tipo
quadro c'è una matrice dei coefficienti per un vettore dei termini noti, dove F è il vettore delle incognite, K è la matrice dei coefficienti, F è il vettore dei termini noti, in realtà, o al contrario, scusatemi, qui facciamo termini noti, incognite e coefficienti, forse è meglio, allora F sarà pari a K alla meno 1 per T. Ok, allora capite bene che se una scrittura di questo tipo rappresenta in maniera compatta, quindi una scrittura matriciale che rappresenta un sistema di equazioni algebriche, trovare F da questa scrittura significa invertire la matrice dei coefficienti, vedete? Quindi se io trovo l'inversa, sono in grado automaticamente di trovare il vettore F. Bene? Ora, questo significa praticamente che l'algoritmo di calcolo non fa altro che invertire la matrice dei coefficienti del sistema di equazioni. Ecco perché parlo di inversione della matrice. Ma giusto per capire, queste sono cose che affronteremo durante il corso, ora non ve ne preoccupate assolutamente. Quindi un algoritmo esplicito ha queste caratteristiche, offre questi vantaggi. Ho iniziato a lavorare sugli algoritmi espliciti perché l'argomento della mia tesi di dottorato era la modellazione numerica di celle a combustibile, e queste celle a combustibile presentano, come dire, la difficoltà di descrivere flussi reattivi non solo in canali liberi ma anche in mezzi porosi. Ok? Quindi c'era una difficoltà legata contemporaneamente alla descrizione della realtà fisica e al fatto che erano necessarie delle griglie di calcolo molto, diciamo così, corpose. Va bene? L'algoritmo che ho iniziato a utilizzare era un algoritmo semi-implicito e le difficoltà dovute alla risoluzione dei problemi di simulazione delle celle a combustibile mi ha portato poi nel tempo a, come dire, a guardare alla possibilità di utilizzare algoritmi espliciti. Di qui poi è iniziata tutta l'attività di sviluppo della CCBS, così si chiama l'algoritmo esplicito, AC sta per Artificial Compressibility, CBS Characteristic Basis Split, so che, voglio dire, non è una cosa che non vi chiarisce assolutamente nulla, ma durante il corso capirete qualcosa in più anche su questo. E da allora, quindi parliamo del 2001-2002, ad oggi sono stati fatti una serie di sviluppi che hanno portato recentemente alla possibilità di studiare problemi transitori in maniera efficace, ma anche di studiare problemi turbolenti, sempre con algoritmi espliciti. E in questo caso, per esempio, uno dei benchmark utilizzati per i problemi turbolenti è il flusso turbolento sul gradino. Questo benchmark si chiama Backward Facing Step, è ancora una volta un benchmark di cui sono disponibili tantissime informazioni nella letteratura scientifica, tantissimi risultati sia numerici che sperimentali. Si tratta di un flusso che entra in questo canale che vedete qui in basso, lì c'è una rappresentazione del dominio di calcolo schematica, e questo canale è sostanzialmente formato da due lastre indefinite in direzione normale alla lavagna, quindi sono due lastre indefinite con un gradino, vedete, in questa zona. Il flusso entra tra queste due lastre, incontra il gradino, che quindi è un allargamento di sezione, e a valle del gradino quindi si crea una zona di ricircolo. Ora, se il numero di Reynolds, che è calcolato prendendo come lunghezza di riferimento l'altezza di questo gradino, e infatti l'altezza del gradino è anche utilizzata per adimensionalizzare tutto il problema, questa altezza è pari a 1, vedete H, 2 volte H, 1.3H e così via, quindi se il numero di Reynolds è sufficientemente elevato, ovviamente il flusso diventa turbolento. E qui vedete il risultato ottenuto dalla simulazione numerica con l'algoritmo esplicito, un modello di turbolenza, anche lui innovativo, ma non ne parliamo in questo momento perché poi durante il corso affronteremo il problema della turbolenza e vi spiegherò anche meglio
che tipo di algoritmo è stato utilizzato qui e quali sono i vantaggi, si ottiene questo campo di moto, vedete? Dove le linee nere sono le cosiddette streamlines o linee di flusso e fanno vedere che a valle del gradino c'è appunto questa zona di ricircolo. Chiaramente, poiché si tratta di sviluppare un algoritmo, è quanto mai importante verificare e validare questo algoritmo, giusto? E in questo caso vedete la validazione, cioè il confronto tra il profilo ottenuto numericamente in linea continua, come vedete con l'ACCBS, e i dati sperimentali misurati da Denham e Toll, sono disponibili in letteratura scientifica. Quindi i cerchietti neri sono i dati sperimentali, linea continua sono i profili di velocità ottenuti dalla simulazione, e questo profilo è ottenuto qui, cioè a una distanza dal gradino pari al gradino stesso, cioè, come dire, cioè, prendendo il gradino come lunghezza di riferimento, qui c'è un gradino di distanza dal gradino, due gradini di distanza sempre dal gradino, ed è questo caso qua, quattro gradini di distanza dal gradino, ed è questo confronto qua. Vedete che c'era un ottimo accordo con dati sperimentali e dati numerici. Successivamente il modello è stato ampliato per studiare ancora problemi turbolenti, ma in regime transitorio, perché il problema precedente era stazionario, ok? Mentre il regime transitorio, il caso preso come benchmark è ancora un vortex shedding, però non è un cilindro, ma è un, come dire, è un quadrato che si sviluppa tubolare, diciamo così, a sezione quadrata, che si sviluppa in direzione normale alla lavagna. Vedete qui c'è un'immagine della soluzione in un istante di tempo, quando il tutto è sviluppato e sta oscillando, e un confronto in un preciso istante di tempo tra il profilo di velocità numerico, linea continua e sperimentale, che sono i puntini neri, prima e dopo il quadratino, dove si può vedere che anche qui è stato ottenuto un ottimo accordo tra dati numerici e dati sperimentali. Altro aspetto importante, ovviamente, tutta questa attività è un'attività che è durata anni, potrete immaginare, è consistita nello sviluppo di modelli che permettessero di studiare problemi in convezione naturale che hanno un grandissimo interesse pratico e industriale, diciamo così, 3D, non solo bidimensionali ma anche tridimensionali e anche in presenza di mezzi porosi. Questo è proprio il caso di cui stiamo parlando. Quindi abbiamo una cavità, che è questa che vedete qui, tridimensionale, dove c'è una metà della cavità che è costituita da un mezzo poroso, l'altra metà è costituita da un flusso libero, cioè non c'è mezzo poroso per intenderci. Le due superfici qui a destra e a sinistra sono mantenute a una temperatura differente, quindi questa differenza di temperatura cosa fa? Innesca dei modi convettivi dovuti alla convezione naturale, no? Okay. Quindi dal punto di vista numerico questo problema è particolarmente interessante, perché la convezione naturale ed il mezzo poroso introducono nelle equazioni differenziali che descrivono il problema dei termini cosiddetti sorgente, che creano degli enormi problemi di stabilità. Ok? Allora, riuscire a risolvere questo problema significa che l'analisi di stabilità che è stata fatta funziona. Tutto qua. Questa è la soluzione ottenuta per un numero di Rayleigh pari a questo valore che vedete qui, un numero di Darcy che invece indica quanto il mezzo poroso sia permeabile, pari a 7.354 × 10⁻⁷. Per vari valori di y, quindi a differenti altezze, risultato numerico, invece i simboletti sono i risultati sperimentali, vedete? E anche incrementando il numero di Rayleigh, non ho riportato la slide, comunque, questo è già il valore più alto di numero di Rayleigh, quindi anche qui si è riuscito a ottenere non solo la soluzione, ma anche un ottimo accordo con i dati sperimentali.
Tutta questa attività è andata avanti e a mano che si va avanti nello sviluppo di un codice di calcolo diventa sempre più complicato riuscire a trovare i dati sperimentali per poter validare questi codici di calcolo. Potete immaginare che magari uno implementa un modello di turbolenza e per validare questo modello di turbolenza, per validare, verificare il codice di calcolo, ovviamente c'è bisogno di un caso cosiddetto benchmark. Tipicamente quello che fino a qualche tempo fa facevo era trovare in letteratura o presso colleghi dei risultati sperimentali che erano stati ottenuti per un caso specifico, quindi noto quel caso specifico, quindi in che condizioni era stata fatta la misura, quali erano le condizioni al contorno, eccetera, potevo riprodurre quell'esperimento e confrontare il dato numerico con il dato sperimentale. Però non sempre si trova un esperimento adatto alle proprie esigenze, soprattutto quando si sviluppano codici con modelli, per esempio di turbolenza, diciamo così, innovativi. Magari si vuole andare a vedere un aspetto sperimentale che non si riesce a trovare in letteratura, banalmente. Oppure si vuole studiare una particolare geometria perché si hanno delle esigenze specifiche e questa particolare geometria magari non è stata studiata in letteratura, non si trova un caso benchmark da utilizzare. Allora, come si fa in questi casi? È chiaro che se si prosegue su questa strada l'ideale sarebbe riuscire a produrre i propri casi benchmark, giusto? Allora dice, va bene, allora io vado in laboratorio, mi faccio un caso benchmark, poi faccio la simulazione numerica e faccio la validazione. Dal punto di vista, come dire, teorico è un discorso semplice, dal punto di vista pratico è un discorso complicatissimo per tanti aspetti, non ultimo il fatto che, quindi non ultimo ma primo aspetto, diciamo così, il primo aspetto, il più importante, quello più complicato, è legato al fatto che le simulazioni numeriche, come avete visto, permettono di ottenere dei profili di temperatura, di velocità, di quello che è, perché noi siamo in grado in realtà di ottenere dei campi, ok? Cioè otteniamo in questo caso la distribuzione di temperatura in tutto il dominio di calcolo. Mentre quando si fanno dei rilievi sperimentali, magari quello che facciamo è fare la misura in un punto, giusto? Allora, scusatemi se faccio avanti e indietro con le slide, ma immaginiamo di voler fare un rilievo sperimentale per poter validare questa soluzione. Magari io sono in grado di fare la misura in un punto, per esempio qua, e vedo che in questo punto, diciamo che io riesco a produrre questo triangolino, va bene? Vedo che questo triangolino in effetti è molto vicino alla curva numerica. Dico, ah, bene, allora vuol dire che questo modello numerico funziona. Nella realtà però, se io ho a disposizione soltanto questo triangolino, qui ci possono passare infinite curve, giusto? Ma anche se ne aggiungo un altro ancora, magari io so che in questa zona tutto funziona come deve, ma in questa zona, dove magari non sono riuscito ad ottenere dei dati sperimentali, perché? Perché c'è il mezzo poroso, quindi non riesco a fare la misura, capite? Ho delle difficoltà pratiche, non so che cosa succede, non ho modo di confrontare il dato numerico con il dato sperimentale. Quindi questo non è un aspetto banale, perché io dovrei essere in grado di misurare dei profili di velocità, di temperatura, di quello che è, e non delle, cioè delle misure puntuali sono poco utili ai fini della validazione, capite? Ora, l'estrazione di profili di velocità o di temperatura di quello che è non è cosa semplice da ottenere e spesso sono richieste delle strumentazioni complesse e costose, va bene? Ultimamente il nostro laboratorio, che è il laboratorio di misure industriali, è riuscito a dotarsi di una di queste apparecchiature che è costituita da una galleria del vento corredata da sistema PIB, Particle Image Velocimetry. Allora, questa apparecchiatura ci consente di realizzare i nostri benchmark per la validazione dei codici di calcolo, oltre ad altre attività. Ovviamente nell'ambito dello sviluppo di algoritmi di calcolo, con questa apparecchiatura possiamo realizzare i nostri benchmark. Ma com'è costituita
questa apparecchiatura. Allora, abbiamo una galleria del vento, non so quanti di voi l'hanno vista in laboratorio, se qualcuno di voi l'ha vista, lei forse l'ha vista. Comunque tenete presente che poi ovviamente è possibile fare delle tesi di laurea su questa apparecchiatura, su appunto realizzazione di casi benchmark, sviluppi di codice e quant'altro. Quindi poi tutti coloro che fossero interessati, ovviamente adesso siete al primo anno, quindi ci vuole ancora un po' di tempo, ma coloro che fossero interessati, che per qualche strana ragione si dovessero appassionare a questi argomenti, ovviamente poi possono rivolgersi a noi magari per fare una tesi di laurea su queste cose. Allora, abbiamo una galleria del vento che è questa che vedete qui, che è a circuito chiuso, infatti vedete che il circuito è chiuso, sostanzialmente c'è un ventilatore in questa zona che spinge l'aria in questa direzione. Faccio prima utilizzare. C'è un ventilatore in questa zona che spinge l'aria in questa direzione e fa questo giro, vedete? Con velocità che possono raggiungere i 30 metri al secondo, ok? Quindi stiamo parlando più o meno di 100 km all'ora, manca poco, 100 km all'ora. In questa zona, che si chiama camera di Effet, si fa la misura e qui dentro, per intenderci, vengono messi i provini che vengono investiti dal flusso d'aria, ok? Immaginate per esempio, volendo realizzare il caso di flusso sul gradino, no? Si può mettere appunto un dominio di calcolo che è un dominio di calcolo, io per deformazione li chiamo sempre dominio di calcolo. Si può mettere un provino che ha quella forma che avete visto nella slide precedente, quindi il flusso impatta sulla superficie e poi a valle del gradino si crea la zona di ricircolo, va bene? E grazie a questa apparecchiatura che è la PIV, PIV in inglese se volete, siamo in grado di ottenere il campo vettoriale, cioè il campo di velocità in tutta la zona di interesse. Cioè siamo in grado di ottenere qualcosa di questo tipo. Allora, vi dico velocemente cos'è questo. Questo è un provino in cui c'è un flusso che viene da destra, in questo modo qua, dopodiché c'è questa cavità, vedete così, e il flusso che investe questa superficie all'interno della cavità genera una zona di ricircolo. Questa cavità in realtà rappresenta uno street canyon dal punto di vista geometrico, cioè lo street canyon è un microambiente urbano che è formato da una strada e i palazzi che si trovano a sinistra e a destra della strada. In questo caso la strada, potete immaginare, è questa qui. E queste sono, diciamo così, schematicamente, le superfici dei palazzi, le facciate dei palazzi che si trovano ai lati della strada. Mentre quello che in alto si muove da destra verso sinistra è il vento, diciamo così, che all'interno di questo street canyon crea una zona di ricircolo che può essere responsabile dell'accumulo di sostanze inquinanti, ok? E quindi del fatto che i pedoni che si muovono all'interno di questo microambiente urbano di fatto sono esposti a una concentrazione di inquinanti superiore rispetto a quanto uno potrebbe aspettarsi per il fatto che si determina un campo di moto, come dire, particolare in questo microambiente urbano, caratterizzato da zone di ricircolo e quindi da ristagno di sostanze inquinanti nel microambiente stesso. Ok? Ma la domanda adesso è: ma com'è possibile ottenere delle misure di questo tipo? Questi sono rilievi sperimentali, quindi è una grandezza di campo. Posso estrarre il profilo di velocità ovunque voglio e non solo il valore puntuale. Allora, questo è possibile in modo concettualmente semplice, solo concettualmente. Nella pratica, come dire, gli algoritmi poi che permettono di arrivare alla misura sono abbastanza complessi, ma comunque dal punto di vista concettuale è molto semplice. Attraverso una macchina del fumo, che è questa che vedete qui, che sostanzialmente è la macchina del fumo che sta in discoteca, per intenderci, è quella.
anzi questa è proprio una da teatro, questa qui. Adesso l'abbiamo sostituita con una un pochino più piccola, però il concetto non cambia. Viene iniettato del fumo nella camera di misura, che però non è il fumo che trovate appunto in discoteca, ma è una miscela particolare dove c'è una piccola percentuale di glicole che con questa opportuna composizione consente di ottenere delle particelle sferiche di inseminante che hanno un diametro di circa un micron e che sono persistenti, nel senso che una volta che uno le inietta nella zona di misura non è che spariscono subito, ma tendono a rimanere un tempo sufficientemente lungo per consentire la misura. Allora, queste particelle vengono iniettate nella camera di misura e quindi rimangono lì. Se sono abbastanza piccole da seguire fedelmente il campo di moto dell'aria, noi possiamo ritenere che il loro campo di moto, quello delle particelle, sia effettivamente il campo di moto dell'aria, che è quello che invece voglio misurare. Quindi attenzione, io sto misurando il campo di moto delle particelle iniettate, non quello dell'aria. Quindi le particelle devono essere piccole, se no, immaginate, l'aria gira, le particelle sono grandi, vanno dritte, semplice, ok? Quindi misuro il campo di moto della particella, ma in quel punto non segue l'aria, va per i fatti suoi perché è troppo grande. Ma queste particelle non devono essere troppo piccole, perché altrimenti non le riesco a vedere. Ma come le vedo? Utilizzando una luce laser, che è questo che vedete qui, che è installato sulla sommità della camera. Sopra c'è un vetro e c'è questo laser, quindi la luce laser passa attraverso il vetro e illumina l'interno della camera. Questa luce laser in realtà non è il classico puntino verde, no, che voi potete immaginare, ma attraverso delle ottiche diventa una lamina di luce. Cioè una lamina sottile, parliamo dello spessore massimo di 1 mm, che scende appunto in questo modo. Immaginate, in questo caso la lamina illumina in questo modo così, e vedete che sulla superficie si vede l'effetto dell'illuminazione, vedete? Illumina in questo modo e le particelle che ho iniettato nel flusso scatterano, diventano visibili. Chi le vede? Le vede una macchina fotografica, che è questa che vedete qui, eccola. Ecco qua, questo è il Canon, lo vedete? Che stava lì dentro. La macchina fotografica guarda in questa direzione, il laser illumina in questa direzione e quando illumina le particelle scatterano, la macchina fotografica le vede e manda le immagini al calcolatore. Ma la macchina fotografica deve scattare la foto in maniera perfettamente sincronizzata all'impulso laser e a questo ci pensa il sincronizzatore, che è questo oggetto che vedete qui, che sincronizza impulso laser, macchina fotografica, secondo una frequenza di acquisizione prestabilita e manda tutto al calcolatore. Ora, ma se io scatto una foto a queste particelle in un determinato istante di tempo, scatto una foto, tac, e mi fermo, ho il campo di velocità? No, ho una foto, che ne so io queste particelle dove vanno. Nella realtà, ogni volta che questo laser, come dire, emette un impulso, noi con la nostra velocità, della velocità dei nostri occhi, non lo percepiamo, ma in realtà vengono emessi due impulsi consecutivi. La distanza di tempo tra il primo e il secondo impulso è brevissima, parliamo di millisecondi. O meno. La distanza è brevissima, quindi la macchina fotografica è sincronizzata a due impulsi e in realtà a noi sembra, in base alle nostre percezioni, che scatta una singola foto, nella realtà ne scatta due in rapidissima successione. Ok? Quindi, dalla sovrapposizione di queste due immagini, che saranno ovviamente sfasate nel tempo di un certo delta T, il software riesce a ricostruire la direzione in cui si stanno muovendo le singole particelle. Se lo faccio continuamente, ricostruisco il campo di velocità delle singole particelle.
Questa tecnica si chiama tecnica di cross-correlazione, perché mette in correlazione due immagini, cross-correlazione. Ok? Quindi dal punto di vista concettuale è semplice. Cioè, voglio dire, sì, in effetti non è una cosa complicata concettualmente, ma nasconde ovviamente, come tutte le cose, una complicazione abbastanza più grande rispetto a quello che potrebbe apparire, almeno così, da un primo sguardo. Ora vi faccio vedere che cosa vede la macchina fotografica. Che cosa vede la macchina fotografica quando la luce laser illumina il provino? Allora, qui niente, dice, non vedo niente, perché ancora deve arrivare il fumo. Qui a galleria spenta, perché altrimenti il fumo verrebbe portato via molto velocemente e non si vedrebbe nulla. Però vedete che cosa si riesce a vedere grazie al fatto che le particelle di fumo sono illuminate dal laser. Vedete che stanno riempendo, chiamiamolo così, il dominio, e questo è quello che si riesce a vedere, ok? Ripeto, a galleria spenta, quindi chiaramente il fumo tende a scendere, ma a galleria accesa questo effetto diventa assolutamente trascurabile e le particelle vengono portate via dall'aria, ok? Ne seguono il campo di velocità. Ok, ora mi faceva piacere farvi vedere invece una delle ultime attività, perché ovviamente tutta questa attività di ricerca, sviluppo codici, validazione, eccetera, eccetera, porta anche a svolgere altre attività, diciamo così, sono le attività che svolge l'università sul territorio, quindi il nostro dipartimento sul territorio, che possono essere attività di ricerca insieme ad aziende, attività convenzionali e quant'altro, cioè in parole povere un'azienda del territorio o anche, diciamo, italiana o estera, attraverso progetti di ricerca eccetera, si rivolge al nostro dipartimento e quindi a specifici ricercatori o professori per portare avanti uno studio, perché magari l'azienda non ha le competenze necessarie a farlo e quindi si rivolge all'università dove trova le migliori competenze per portare avanti quello studio, capite? Allora, una delle ultime attività che è stata fatta, si è conclusa poco più di un anno fa, che è molto interessante, è stata l'analisi numerica e sperimentale di un impianto di termovalorizzazione. È un'attività che è stata portata avanti in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, cioè il Dipartimento a cui afferisco io per intenderci, e l'Istituto Motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, di Napoli. Okay? Il termovalorizzatore di cui parliamo è quello di Pozzilli, non so se qualcuno di voi è della zona e ha presente questo impianto. Cos'è innanzitutto un termovalorizzatore? È un impianto che produce energia elettrica, classico impianto a vapore, utilizzando però come combustibile derivato dai rifiuti, quello CDR per intenderci. Quindi ci sono una serie di regolamenti e normative che l'impianto nel suo esercizio deve rispettare per poter operare utilizzando questo particolare tipo di combustibile, e queste normative sono finalizzate al contenimento delle emissioni inquinanti al camino, con particolare riferimento alle diossine. Questo perché i composti del CDR, cioè ciò di cui il CDR è composto, se la combustione non viene effettuata in maniera opportuna, questi composti possono dar luogo alla formazione di diossine o precursori per la formazione di diossine. E quindi la prima cosa che bisogna evitare è che la combustione sia incompleta o non sia opportunamente controllata, per garantire che appunto al camino le emissioni siano contenute nei limiti prescritti dalla normativa vigente, capite? Quindi il problema alla fine è il controllo della combustione, va bene?
Ma come si fa a controllare la combustione? Chiaramente attraverso rilievi del campo di temperatura, del campo di velocità all'interno della camera di combustione. Giusto? Ora, la camera di combustione è sostanzialmente in questa zona qui, cioè l'intera caldaia, per intenderci, è formata da tre canali radianti, che sono questi qua, dove i fumi circolano in questo modo qui, vedete? Tutte le pareti interne di questi canali radianti presentano dei tubi all'interno dei quali si trova acqua in passaggio di fase, e oltre ai tubi, ai fasci tubieri presenti in parete, ci sono degli scambiatori, ovvero dei fasci tubieri immersi nel flusso di fumi, che sono questi qui arancioni, questi qui gialli, che partecipano sia alla fase di passaggio di fase da liquido saturo a vapore saturo secco, quelli gialli, sia alla fase di produzione di vapore surriscaldato, che sono quelli lì arancioni. Il CDR entra sulla cosiddetta griglia da qui, e questa qui in basso è la griglia al di sopra della quale il CDR subisce la gassificazione, ok? Quindi da sotto qui entra la cosiddetta area primaria, il CDR viene gassificato, significa che la quantità di area primaria che viene immessa apporta una quantità di ossigeno inferiore rispetto alla quantità stechiometrica che servirebbe per bruciare completamente questo CDR. Quindi ciò che si ottiene non sono fumi, ma è un syngas, cioè qualcosa che contiene essenzialmente monossido di carbonio, idrogeno, metano, ovviamente azoto, CO2, acqua e così via. Quindi è un gas che ancora deve completare la sua combustione, deve essere ancora bruciato, capite? E ciò viene ottenuto iniettando qui, vedete dove ci sono queste due linee tratteggiate, altra area comburente, questa volta in eccesso di ossigeno. Quindi questo syngas completa la combustione in fase gassosa, quindi in questa zona qua, e i fumi seguono il loro percorso cedendo energia termica all'acqua. Va bene? Ora, la normativa vigente dice che, ecco, qui ci sono delle immagini carine, perché quando è stata svolta questa attività, c'è stato un periodo di fermo dell'impianto, dove sono state sostituite le mattonelle refrattarie che si trovano nel primo canale radiante, nella zona grigia qui. Quindi, materialmente, siamo riusciti ad entrare proprio fisicamente nella caldaia, e qui si vedono, vedete, queste sono le pareti, purtroppo non è che si vede granché, devo dire, sul proiettore. Comunque queste sono le pareti dove non so se riuscite a distinguere i tubi. E queste sono le mattonelle che stavano togliendo e che hanno sostituito, ok? Mentre, questo è nel primo canale radiante, mentre questi qua sono i tubi di questo scambiatore giallo qui. Vedete? Sono questi qua. Quindi queste sono le pareti, i fumi lambiscono questi tubi che si trovano proprio immersi all'interno dei fumi. Quindi all'interno della camera di combustione, diciamo della caldaia, come dire, quello che si può vedere è pressappoco questo. Dicevo, la normativa vigente prescrive che questi fumi, per essere sicuri che la combustione sia completa e che quindi le emissioni inquinanti siano contenute, devono essere mantenuti in maniera uniforme ed omogenea per almeno 2 secondi a una temperatura di almeno 850 gradi Celsius, chiaramente. Ora, va bene, la normativa prescrive questo. Come facciamo a verificare che l'impianto rispetti questi vincoli normativi? Cioè, io dovrei andare a verificare che tutte le particelle gassose che si trovano all'interno della camera di combustione, dopo che c'è stata la combustione gassosa, perché la combustione gassosa riporta le temperature in alto, ok? Le temperature quindi tornano in alto, dopo l'immissione di aria secondaria. Io da quel punto lì vado a verificare che
per almeno 2 secondi tutte le particelle si trovino ad almeno 850 gradi, quindi in linea di principio dovrei mettermi con un termometro lì dentro a inseguire tutte le particelle gassose. Ora, a parte il fatto che una misura di questo tipo è chiaramente una misura, diciamo così, impossibile, perché è una misura, potremmo definirla lagrangiana, cioè io dovrei seguire la singola particella fluida e nel frattempo dovrei misurarne la temperatura, ma io non ho la capacità di inseguirla, capisci? Capite? Quindi quello che posso fare è mettermi in un punto ed effettuare la misura in quel punto, ma non sto misurando la temperatura della stessa particella, ma di varie particelle che passano in quel punto, capite? Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è legata al fatto che l'ambiente di misura è molto 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 aggressivo e ciò è dovuto all'elevata temperatura che ovviamente determina, come dire, la rottura dei materiali, quindi il fatto che dal punto di vista meccanico questi materiali hanno difficoltà a resistere in un ambiente così caldo e dall'altra parte è aggressivo dal punto di vista chimico. Perché ovviamente chimicamente potrete immaginare che in quell'ambiente il tutto è molto molto aggressivo. E allora come si fa a rispondere a questa domanda? Cioè stiamo mantenendo la temperatura delle particelle per almeno 2 secondi ad almeno 850 gradi? Allora, presso gli impianti ci sono degli algoritmi semplificati che sulla base di misure in opportune zone della camera di combustione permettono di stimare la temperatura dopo 2 secondi delle particelle. Ma nell'ambito di questa attività convenzionale, ciò che abbiamo fatto è stato modellare al calcolatore, mediante tecniche CFD, tutto ciò che avveniva all'interno della camera di combustione. Okay? In questo modo potete immaginare che se i risultati sono validati, ovviamente, se sono validati, devo essere sicuro che i risultati che ottengo rispondono alla realtà, sono in grado numericamente di seguire le singole particelle per almeno 2 secondi e vedere qual è la loro temperatura. Quindi di valutare questa temperatura che viene definita temperatura T2S, tipicamente, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Ora, direi che questa slide possiamo tranquillamente saltarla perché mostra lo schema blocchi utilizzato per la modellazione del primo canale della camera di combustione, vedete quello lì sulla destra, ma i risultati ottenuti sono più interessanti e vedete che qui abbiamo il modulo della velocità nel primo canale della camera di combustione, quindi questa è la zona della griglia. Da sotto entra l'aria primaria, come vi dicevo, qui viene immessa l'aria secondaria che è molto veloce, molto veloce. E in effetti si vede, vedete la zona di immissione dell'aria secondaria che determina questo particolare campo di velocità. Guardate sulla destra le streamlines, cioè le linee di flusso. Ci sono delle zone di ricircolo molto importanti e quindi c'è un flusso che è abbastanza caotico e disordinato. Un flusso di questo tipo, delle linee di flusso di questo tipo ci dicono che le misure puntuali di temperatura sarebbero quanto mai insignificanti se non sono abbinate al campo di velocità. Questo è il campo di temperatura. Qui avviene la combustione gassosa, infatti la temperatura, vedete, in questa zona è molto più elevata perché viene immessa l'aria secondaria e raggiunge valori di 1500 gradi Celsius, vedete. Mentre qui è potete vedere la temperatura della superficie esterna del dominio. Perché qui è più calda? Perché c'è il refrattario. Ok? Quindi c'è uno scambio con i tubi d'acqua, diciamo così, inferiore rispetto alle altre zone dove il refrattario non c'è, quindi sono zone più blu, diciamo così. Come risultato di tutta questa attività, numericamente è stato possibile rilasciare un certo numero di particelle nella zona corrispondente all'ultima emissione di aria secondaria e seguirle dopo 1 secondo.
dopo 2 secondi, e in questa rappresentazione potete osservare che alcune sono blu, alcune sono rosse. Quelle rosse hanno una temperatura di almeno 850 gradi, quelle blu hanno una temperatura inferiore a 850 gradi. Con un approccio di questo tipo è stato possibile valutare questa T2S in varie condizioni operative. Ovviamente tutta questa attività numerica è stata affiancata da un'attività sperimentale, abbiamo rilevato i campi di temperatura, un profilo di temperatura in caldaia, la concentrazione del CDR, un'attività che ha coinvolto anche Dino, tra l'altro, quindi abbiamo lavorato insieme in questa cosa, e ha permesso di fornire all'azienda una risposta alla loro domanda che ci hanno posto come ricercatori, e cioè il loro impianto rispetta questi vincoli normativi e il modello che utilizzano per stimare questa T2S è affidabile. Okay? Quindi questa è stata la domanda che ci hanno posti. Questa attività è durata 2 anni. Questo giusto per farvi capire, per darvi anche la possibilità, come dire, di vedere con i vostri occhi quali possono essere le attività pratiche industriali che vengono condotte con la modellazione numerica. Una cosa di questo tipo, onestamente, non credo sarete in grado di farla alla fine del corso di termofluidodinamica, ma c'è bisogno di una formazione ulteriore, però molte aziende ormai richiedono queste competenze, quindi il mio consiglio è impegnatevi molto, cercate di imparare il più possibile, perché poi avrete una carta in più da giocare quando vi affaccerete sul mondo del lavoro. Okay? Ultima cosa e concludiamo, questi che vedete avevo riportato una slide con i libri, eccoli qua, scusatemi, era quella successiva. Questi che vedete qui sono i libri di testo che io vi consiglio di utilizzare per approfondire ciò che faremo a lezione. Tenete presente che tutte le lezioni saranno accompagnate da una presentazione come questa, che ovviamente avrete, e anche se vi anticipo che molto spesso diciamo io le slide magari non le userò, però comunque mi attengo alle slide in modo che quando ve le do voi avete, come dire, trovate sulle slide lo stesso filo logico che ho seguito io alla lavagna, per non crearvi confusione nella fase di studio. Quindi questo per dirvi che le slide che avrete sostanzialmente sono un'ottima base di partenza per prepararvi all'esame, e questi testi vi servono per approfondire tutti gli argomenti che trattiamo. Okay? Il report che dovrete produrre, l'abbiamo già detto all'inizio, riguarderà le attività che farete nel laboratorio di calcolo durante il corso insieme a me, quindi io vi darò tutto il supporto di cui avete bisogno, e l'esame finale sarà la discussione del report più domande di ora. Ok? E questa è l'introduzione. Oggi pomeriggio inizieremo con la prima vera lezione del corso. Bene? Grazie e a più tardi.